Quarto punto dell'ordine del giorno, approvazione del regolamento comunale per la conduzione della tenuta dei cani sul territorio del comune di Orsimo. Chiederei gentilmente al consigliere Isoni, visto che è dato che è l'argomento più importante di tutto l'interesse di quei nostri concittadini, sono le cacche dei cani. Ci siamo attivati per questo problematico. No, beh, a parte di tutto. Con la commissione statuto siamo andati a leggere questo regolamentino per raccontare questo aspetto che è di vita quotidiana, che poi è abbastanza importante e sentito comunque. Siccome abbiamo chiesto, oltre a provato a sensibilizzare un po' su questo tema con i cittadini, c'è la necessità anche di fare qualcosa in più, di mettere qualche regola in più e anche i nostri vigili, il nostro corpo di polizia municipale per poter, diciamo, effettuare un po' di controlli, un po' di regolamentazione di queste cose, ci hanno chiesto di dotarci di uno strumento di questo tipo, cioè un regolamento che stabilisca dei parametri su questo tema. Adesso non sto qua a leggere, non penso che sia il caso di sto qua a leggere, la commissione comunque ha dato questo regolamento su alcuni diciamo principi, su alcuni punti. Anzitutto un discorso non secondario che è rispetto anche degli animali, della conduzione degli stessi, perché comunque effettivamente anche nel nostro paese molte persone che hanno altri animali non li mantengono in situazioni idonee come dovrebbero essere mantenuti. E comunque poi anche un richiamo a un'educazione civica per il rispetto di tutti, perché comunque è giusto che chi invece magari animali non ha, debba neanche subire dei danni da questa cosa, se vogliamo chiamarlo così, perché comunque il decoro anche di genere del nostro paese è importante. Quindi con il regolamento si vanno a sancire a stabilire una serie di aspetti relativi anche alla conduzione dell'animale sul territorio comunale, sulle aree pubbliche, alla rimozione degli escrementi quando ancora vengono lasciati in giro e le sanzioni quindi che possono andare a colpire chi non rispetta queste norme. La nostra intenzione, penso che siamo tutti d'accordo, non è quella di mandare di fatto questo regolamento che adesso proviamo, di mandare in giro i vigili a far cassa sulle cacche dei cani, dare quella lì a quelli che sono in giro con il cane per andare a fare i 20, 30, 50 euro di multa, ma è quella di far sapere comunque a tutti che oltre a sensibilizzare sul tema ci deve essere un minimo di rigore e di controllo, perché effettivamente se spendiamo quanti sono 1000 euro, migliaia di euro all'anno per aver sistemato ad esempio il centro storico di Orsimo Inferiore, se poi dopo lo riempiamo di cagate di cani, siamo proprio due volte. Anche nei parchi, sui bambini, nelle aree private, in terrazze o roba del genere, c'è in giro un po' di tutto. Siamo tutti consapevoli che comunque questo decoro è necessario. Se non ci si arriva solo con l'intelligenza, con il rispetto, arriviamoci anche con un po' di rigore. Non viene commentato, voglio aggiungere su questo, più o meno il tema era questo. E comunque, ecco, l'ultima cosa, tema che sembra un po' scherzato, ma tema che è molto sentito, perché il sindaco, se meglio, ma penso tutti quanti noi, quando parliamo con qualcuno dei nostri compaesani, questa sembra una cosa leggera, però molti hanno questa sensibilità, giustamente, su questo tipo di decoro. Adesso ne parliamo delle cacche dei cani, aggiungerei anche altre cose, perché comunque anche il discorso di mozziconi in sigarette buttati per strada nella piazza, altri tipi di rifiuti, di cose, ci portano comunque a ragionare su questo discorso qua. Questo è un tema più specifico, però forse dobbiamo anche allargare un po' il ragionamento, perché sul discorso pulizia e ordine è un po' più ampio delle cacche dei cani il ragionamento. Infatti, scusa, è fatto bene a sottolineare questo aspetto. La cosa che abbiamo voluto inserire all'inizio del regolamento, proprio come finalità e scopi del regolamento, ve lo leggo, sono 10 righe, però è un po' il sunto della filosofia che sta a monte e alla base di questo. Il cane da sempre amico dell'uomo e dona compagnia e affetto ai grandi vicini, questo è il principio romantico. Però possedere un cane o un animale domestico, però
però necessita anche rispetto a alcune regole, su tutte la cura e l'attenzione verso di esso e le sue esigenze. Subito dopo viene il rispetto delle regole nei confronti degli altri, di chi passeggia tranquillo per la strada, possibilmente senza dover fare lo slalom tra gli escrementi, di chi corre lungo una ciclabile, di chi passeggia nei parchi o giardini pubblici, si ritrova animali incustoditi senza musarola, si spaventa. Di chi vuole riposare in tranquillità. Questa è precisa responsabilità dei proprietari, che vanno stimolati al rispetto delle regole e della sicurezza delle persone e dei loro stessi animali, di cui, non scordiamocelo, hanno responsabilità anche sul piano civile e penale. È importante riuscire a intraprendere e favorire una corretta relazione tra l'uomo e l'animale, cercare di ribadire che lo scopo di un regolamento è quello di garantire una corretta convivenza, che tuteli il benessere degli animali ma anche i diritti e la serenità della popolazione, senza voler monetizzare con sanzioni ma educando al rispetto delle regole. Cioè, fa capire che serve anche con gli strumenti delle sanzioni, ma soprattutto con un discorso di sensibilizzazione e di educazione, che chi detiene un animale ne è responsabile sia a livello dei danni che questo potrebbe creare agli altri, ma anche del benessere dell'animale. Lasciare gli animali senza mangiare, che ululano per tutta notte, piuttosto che di conseguenza disturbano anche gli altri, però è anche proprio la tutela dell'animale stesso che va garantito. E poi la convivenza con tutte le persone, animali allo stato lasciati liberi che magari spaventano oppure aggrediscono le persone che sono in giro a passeggiare per i nostri sentieri, piuttosto che è sbagliato. E quindi si è voluto, la cosa più evidente sono ovviamente le cacche dei cani, il discorso storico di questo paese e di altri paesi, però assieme a questo c'è proprio anche un discorso di base che è mantenimento, se tu non, se l'animale è libero, selvaggio, sarà da solo, se tu lo hai in custodia, sei tu responsabile di tutto quello che lui fa, quindi è un po' il concetto che si è voluto far passare. Concludo dicendo che nella comunicazione settimanale che il comandante dei vigili fa, comunicandoci i turni per la settimana prossima degli agenti di polizia, finalmente io risponderò che da lunedì i vigili nei loro controlli quotidiani, nel momento in cui vedono un cane senza conduzione del proprietario, che lo si fermi e si chiami la calapia cani, indipendentemente dal proprietario del cane, dunque senza differenze. Sicuramente avremo qualcuno con il mal di pancia, ma d'ora in poi le cose devono cambiare. Secondo, che sia ben chiaro che chi porta i cani al guinzaglio, che non è dotato degli strumenti per poter raccogliere le deiezioni canine, perché così si chiamano, viene multato da 25 a 50 euro. Io credo che qualcuno all'inizio storcerà il naso, ma se vogliamo arrivare ad un decoro del paese che tanto decantiamo, logicamente bisogna far così. Ecco, dunque sfrutto anche il filmato che poi viene messo sul web per far passare il messaggio a tutti, ma credo che dopo due o tre settimane il messaggio arriverà. Volevo aggiungere due cose rispetto a quello che hai detto tu. Io spero che questo regolamento qui arrivi veramente a qualcosa di pratico, come hai detto tu, perché non vorrei che fosse l'ennesimo palliativo cercato da un corpo di vigilanza che, a mio preciso parere, potrebbe e dovrebbe fare molto di più, e non vorrei che fosse l'ennesima scusante di cui nascondersi per poi fare il giretto in piazza e vedere la macchina sul parcheggio di esame, non fermarsi o non controllare il disco orario. Potrebbero, dovrebbero fare di più. Io spero veramente che questa possa essere una svolta, come hai detto giustamente tu,
che vengono lontane e agiscono in base a quello che viene definito dal regolamento, senza arrivare a stati di polizia, semplicemente applicando le regole. Se il mio giudizio è esagerato, sono il primo a essere felice di aver detto una stupidaggine. Spero di aver detto una stupidaggine. Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'approvazione del regolamento comunale della conduzione della tenuta dei cavi sul territorio del Comune di Ossimo. Favorevoli? Sì. Contrari? Non mi astenuti nessuno. Immediata esecutività, favorevoli?